benvenuti alla prima edizione delle telegiornali dell'Umbria di TEF Channel, che apriamo con la politica, perché la presidente Donatella Tesei, la presidente della regione, ha annunciato al Corriere dell'Umbria la sua ricandidatura. Impossibile non farlo, ha detto. Le nuove elezioni, come noto, saranno nell'ottobre 2024. La presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, ha annunciato che si candiderà per un secondo mandato. Credo che sia impossibile non farlo, ha detto in un'intervista rilasciata al Corriere dell'Umbria, parlando degli scenari in vista del termine della legislatura a ottobre dell'anno prossimo. Io ero in Senato, presidente della Commissione Difesa, ha ricordato Tesei. Avevo un'attività professionale che potevo continuare a fare perché non era incompatibile. Eppure, dopo che mi è stata richiesta, non mi sono sottratta dalla candidatura, un impegno che sapevo sarebbe stato grande e totalmente nuovo. Di lì a poco, anzi a distanza di soli 2 mesi, sono subito arrivati i grandi impegni. L'emergenza Covid, le conseguenze che ancora perdurano pesantemente sull'economia umbra di una guerra e poi l'inflazione. Un fenomeno che era perfino diventato sconosciuto alle nuove generazioni. Gestire tutto questo, ha commentato la presidente, con una regione che ha comunque provato a ripartire, come dimostrano i numeri sulle PIL, sull'export e sull'occupazione, non è stato facile. Certo, ora vorrei che questi numeri positivi potessero diventare strutturali, ma so che le variabili, anche per le conseguenze proprio di quelle problematiche che ho indicato ora, è molto difficile. Tutto questo poi, ha proseguito ancora Tesei, è avvenuto dovendo portare avanti la ricostruzione dopo un terremoto che è stato devastante. Di sicuro ora vorrei vedere realizzati i progetti che ho messo in campo e che hanno bisogno ancora di tempi di realizzazione. Riguardo la coalizione che dovrà sostenerla, Tesei ha sottolineato che in quella attuale di centrodestra c'è una condivisione di vedute, di percorso e di progetti. La coalizione di governo è importante, ha aggiunto, e deve essere sostenuta sia dai partiti che da altre compagini di natura civica che condividono il percorso. La coalizione è importante e deve esserci, non si può certo pensare di governare da soli. Nelle prime ore di sabato mattina il personale della compagnia dei carabinieri di Assisi è intervenuto all'esterno di un locale di Bastia Umbra a seguito di una segnalazione di rissa. Sul posto è stato trovato riverso a terra, privo di conoscenza, un cittadino di nazionalità albanese di 29 anni che sarebbe stato aggredito e colpito ripetutamente da un gruppo di persone che al momento risultano sconosciute e che sono sfuggite via subito dopo l'episodio. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Misericordie di Perugia e ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei militari di Assisi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia. Si è svolta a Perugia ai Giardini del Frontone la celebrazione ufficiale della 77ª Festa della Repubblica. Presenti la Presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, il Vicepresidente Roberto Morroni, il Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Michele Bettarelli, la Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il Sindaco del Capoluogo Regionale, Andrea Romizzi, e gli Assessori Merli e Cicchi. La cerimonia ha preso il via con l'ingresso dei gonfaloni di Regione, Provincia e Comune di Perugia, gli onori al Prefetto Gradone, l'alzabandiera accompagnata dall'Inno dell'Italia, cantato dal coro di voci bianche e coro giovanile del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi e il coro dell'Università degli Studi di Perugia. Poi l'inno dell'Unione Europea e la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai prefetti e quindi i vari interventi. Tra il 2 e il 3 giugno 1946, ha ricordato il sindaco Romizzi, con il referendum per scegliere la forma dello Stato nacque ufficialmente la nostra Repubblica. La storia d'Italia fu allora spezzata in due tronconi. Un prima e un dopo. Il prima portava con sé il compimento del risorgimento, ma anche la tragedia del fascismo e l'orrore della guerra, ha detto Romizzi. Il dopo portava con sé la democrazia, il desiderio di dimenticare quella tragedia e la volontà di ricostruire. Quindi le elezioni per il referendum istituzionale, per la composizione dell'Assemblea Costituente, ambito in cui germogliò la nostra Costituzione e si riconobbe l'effettivo suffragio universale, con cui venne riconosciuto alle donne il diritto di voto. Fu una svolta di civiltà fondamentale. Celebrare il 2 giugno, ha concluso Romizzi, significa dunque celebrare libertà, pace, democrazia e Costituzione. Tante le suggestioni a Città di Castello per celebrare il 2 giugno, la festa della Repubblica. La bandiera dell'Italia, lunga 30 metri, srotolata giù dalla sommità della torre civica della città Tifernate per uno spettacolo che si ripete ormai da 20 anni, dal 2003, grazie al Rotary Club e il Comune di Città di Castello. Quindi fuochi d'artificio e il brindisi finale per la tanta gente intervenuta, compresi numerosi turisti.
Il tutto impreziosito dalle note dell'inno di Mameli e del Piave, eseguiti dalla Filarmonica Puccini, diretta dal maestro Norito Bambini e il presidente Fabio Arcaleni, che ha consegnato agli archivi della manifestazione l'edizione della ripartenza dopo gli anni di stop imposto dalla pandemia. Insieme al sindaco Luca Secondi, presenti gli assessori consiglieri comunali, il senatore Walter Verini, il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Michele Bettarelli, il neoconsigliere regionale Marco Castellari. Nel pomeriggio della festa del 2 giugno, il prefetto di Perugia Armando Gradone ha consegnato le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Giuliana Bagiacchi, Fabrizio Capalti, Giorgio Galvani e Claudio Tomassucci. Medaglia d'onore alla memoria ad Olinto Bardascini, destinata ai cittadini italiani, militari internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. Una giornata importante, ha ricordato il sindaco Secondi, all'insegna dei valori di democrazia e libertà e al ricordo della storia. Celebrato anche a Terni il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, presente il nuovo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in compagnia della presidente della provincia di Terni, Laura Pernazza. Le cerimonie organizzate dalla prefettura della città ternana in collaborazione con il comune sono iniziate alle 9.45 in piazza Bricialdi con l'alza bandiera e la deposizione delle corone al monumento ai caduti. Poi il programma ha previsto la cerimonia in piazza Tacito con il passaggio in rassegna del picchetto delle rappresentanze dei gonfaloni con la lettura del messaggio gurale del Presidente della Repubblica. Il sindaco Bandecchi ha poi partecipato alla consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. La cerimonia è stata accompagnata dall'esecuzione di alcuni brani musicali a cura del Conservatorio Statale di Musica Giulio Bricialdi di Terni. Altra novità per l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che ora è collegato anche con la Sardegna grazie al volo Aero Italia, che fino al 10 settembre prossimo andrà ad operare su Olbia con due frequenze settimanali nelle giornate di giovedì e domenica. Il primo aereo è atterrato giovedì alle 15.55 al San Francesco d'Assisi, come viene ricordato in un comunicato della società SASE di gestione dello scalo perugino, una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permette di rafforzare legami tra due aree straordinarie, quali l'Umbria e il nord della Sardegna. Per festeggiare il nuovo collegamento è stata lanciata una nuova offerta con vari biglietti in vendita da 39,99 euro a tratta, tasse incluse. Interventi di manutenzione programmati da ANAS tra lunedì 5 giugno e sabato 10 lungo la statale 77 della Val di Chienti. La strada verrà chiusa in orario notturno tra Foligno e Colfiorito per la manutenzione degli impianti tecnologici all'interno delle gallerie. La chiusura sarà attiva nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto. La Civica Piegaro e il Comitato Pievaiola tornano a sollecitare con una missiva Regione Provincia di Perugia per l'immediata pulizia delle banchine stradali, ricoperte da folta vegetazione che rappresenta un vero pericolo per la sicurezza stradale. Oltre al problema del manto stradale, segnalare la carenza di segnaletica orizzontale e verticale e adesso il mancato taglio della vegetazione, fari puntati soprattutto sulla strada Sette Valli, la 307 e la 309 di Piegaro, la strada statale 220 Pievaiola e la 315 di Mugnano, ma anche la 340 di Spina e la 321 di Castiglione della Valle. Controlli serrati effettuati dalla Polizia di Stato di Perugia nel quartiere di Fontivegge. Un intervento con la finalità di deterrenza verso episodi di microcriminalità e degrado urbano e soprattutto per la prevenzione dei reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.
Le volanti della polizia, coadiuvate dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, della polizia ferroviaria e della polizia locale di Perugia, hanno effettuato un assiduo controllo anche con pattugliamenti appiedati nelle zone di via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Identificate in tutto 238 persone. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati in questura per gli approfondimenti e per la notifica di atti giudiziari amministrativi. Un altro, invece, originario della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale, è stato posto a disposizione dell'ufficio immigrazione, che ha provveduto a trattenerne il passaporto per dare esecuzione al suo allontanamento dallo Stato. Riscontrate inoltre violazioni amministrative per due locali, sempre nel quartiere di Fontivegge, in riferimento alla mancata esposizione delle licenze. Effettuati anche 15 posti di controllo con 97 veicoli monitorati per verificare l'eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso questa mattina l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale Michele Bettarelli relativa alla situazione dell'ospedale di Città di Castello e della sanità dell'Alto Tevere. Illustrando l'atto ispettivo in aula, Bettarelli ha chiesto se il piano annuale dell'ASL per la gestione emergenza-urgenza è stato redatto, aggiornato come previsto dall'articolo 27 del CNNL e quali procedure tempistiche prevede per le varie strutture che gestiscono l'emergenza. Quali sono gli strumenti o le azioni che la Giunta vuole mettere in campo per affrontare le criticità emerse, se è previsto un piano di intervento che possa risolvere le problematiche relative alla carenza di organico, in particolare nell'unità di emergenza urgenza, in generale in tutte le varie unità presenti nell'ospedale di Città di Castello. Si è previsto inoltre l'acquisto di una seconda TAC e le motivazioni perché non si è addivenuti all'acquisto della nuova risonanza magnetica, i tempi e il percorso per la nomina delle figure apicali ad oggi mancanti. L'assessore Coletto ha risposto che la Regione sta verificando i turni di riposo dell'ospedale di Città di Castello. I turni aggiuntivi dei reparti di emergenza sono garantiti da medici di altre unità operative. Il personale del pronto soccorso risulta carente, così come nel resto della Regione e del Paese, nonostante i concorsi banditi. È stato emanato un bando per contratti di lavoro autonomo che riguarderà tre professionisti, uno dei quali a Città di Castello. La guardia chirurgica non è sostitutiva della guardia ostetrica, ma fornisce un supporto aggiuntivo. Saranno attivate le procedure per ampliare il personale di ostetricia. Rispetto alla TAC sono state acquisite autorizzazioni preventivi per l'installazione. L'unica risonanza magnetica in funzione è stata collaudata nel 2008. Da allora al 2019 si poteva dare corso a una modernizzazione dei macchinari, ma questo non è avvenuto. Siamo in attesa dell'apertura dell'accordo quadro, dice Coletto, per l'acquisto di nuovi macchinari con fondi PNRR. Le procedure di rinnovo potevano essere svolte dalla precedente giunta. Sul personale la Regione ha rispettato i tetti nazionali. Siamo in attesa che il Governo autorizzi l'assunzione di professionisti per le strutture territoriali, magari stanziando anche le relative risorse. Bettarelli ha replicato che non si possono sempre rinviare le responsabilità al governo regionale precedente alla situazione delle altre regioni. Monitorerò il rispetto dei tempi indicati. Prosegue per tutto il weekend l'appuntamento con I Love Fish, pesce di lago, fiume e mare a disposizione dei visitatori per una manifestazione ad ingresso libero a Pian di Massiano. 5 le aree tematiche previste per 600 posti a sedere. Dopo gli eventi di sabato 3 giugno, I Love Fish prosegue domenica 4 con la cooperativa dei pescatori di Cesenatico tra cielo e mare, che darà vita al laboratorio Mangiare Bene per Vivere Meglio. Alle 14 la volta dello show cooking, baccalà e tradizione con lo spettacolo è servito, dove si parlerà di il baccalà in tavola a cura della Sagra Badiola. Alle 18 l'appuntamento con le degustazioni Un pesce per strada, le strade del vino dell'Umbria che si raccontano e si confrontano attraverso un vitigno iconico, il Grechetto. E quindi ai talk parole d'acqua per la serata a partire dalle 19. Presenti Gabriele Giotto, l'assessore marketing territoriale del Comune di Perugia, con Alberto Fabbri, gastronomo e scrittore, che sarà protagonista del racconto Capoccia Grossa, storia del grande fiume di Storione di Caviale, moderati dal direttore creativo di I Love Fish. Alle 20 l'appuntamento con l'incontro su CIA e Pescagricia, due grandi organizzazioni al servizio dell'agricoltura e della pesca. Un convegno internazionale per parlare di cambiamenti climatici e diritti umani si è svolto a Perugia ieri 31 maggio presso la Scuola di Lingue Estere dell'Esercito di Perugia, organizzato dalla Riserva della Biosfera UNESCO del Montepeglia. Dobbiamo essere tutti consapevoli che le crisi e le emergenze climatiche aumenteranno in modo esponenziale.
e sono quindi necessarie delle forme di coordinamento nuove ed avanzate per proteggere le popolazioni, porre al centro il loro benessere, ma parimenti per sviluppare delle culture avanzate che superino le frammentazioni locali. All'incontro è intervenuto l'ambasciatore francese in Italia, Christian Massé, con la Lectio Magistralis su transizioni climatiche e relazioni internazionali, forme di diplomazia climatica per l'attuazione e il rafforzamento dell'accordo di Parigi. Il cambiamento climatico è la sfida principale di questo secolo. E con l'Emilia Romagna ne abbiamo avuto ancora una tragica dimostrazione. E quindi è molto importante adesso dire che un ambiente sano, sicuro e un clima che non sia destabilizzato sono veramente dei diritti umani, e che l'ambiente sano e sicuro e pulito, come un cambiamento, come un clima il più stabile possibile, hanno influenza su tutti gli altri diritti, come la salute, il diritto alla cultura, il diritto alla casa, eccetera. Con l'occasione è stato reso pubblico il gruppo di analisi costituito tra la riserva della biosfera UNESCO del Monte Peglia e la riserva della biosfera UNESCO del Monviso, finalizzato all'attuazione e rafforzamento dell'accordo di Parigi, che si propone di operare nell'alveo del Trattato del Quirinale. In Europa i problemi sono tanti e la nostra riserva del Monviso, del Piemonte, è qua a testimoniare proprio la forza per portare avanti il cambiamento climatico e la biodiversità di questo grandissimo territorio. Il Perugia è in vendita dal 2017, ma nessuna offerta concreta è mai arrivata. Il presidente delle Perugia, Massimiliano Santopadre, è tornato a parlare, lo ha fatto tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della società dopo gli ulteriori solleciti arrivati nelle ultime ore da parte della tifoseria di lasciare Perugia. Allora approfondiamo la questione con Nicola Agostini. Il presidente di Perugia, Massimiliano Santopadre, torna a parlare e lo fa attraverso una nota pubblicata dal sito ufficiale. Prendo atto di quanto in questi 11 giorni mi è stato detto e comunicato in tutti i modi e da svariate direzioni, sottolinea Santopadre. Non ultimo stamattina con l'ennesimo comunicato proveniente dagli Ultras Perugia, che mi intimano di andare via, addirittura mi devono far terra bruciata intorno come fossi l'ultimo dei delinquenti. Vorrei ricordare a questo proposito che sono retrocesso e non sono una persona che ha fatto fallire il club. Nello sport purtroppo si vince e si perde. Come sempre, continua il presidente, mi assumo la totale responsabilità di quanto accade sul campo. Ma come è giusto che sia, devo anche ricordare che in altre annate ho vinto campionati e raggiunto spesso i playoff per la Serie A. Questo non lo dico per crearmi alibi, ma perché è scritto nella storia dei miei 12 campionati. Vorrei aggiungere che nemmeno chi ha fatto disastri economici o ha fatto fallire il club sono state rivolte parole tanto dure come quelle usate nei miei confronti, non solo dai tifosi ma anche e soprattutto da chi, quando vincevo, mi chiedeva il posto vicino in tribuna per farsi fotografare. Detto ciò, continua Santopadre, comunico che il club è in vendita, ma non da oggi, dal 2017 nessuna offerta concreta però è stata mai ricevuta, solo chiacchiere fatte soprattutto da intermediari che al telefono mi proponevano cifre a cui non sono mai seguite mail o comunicazioni ufficiali. Consapevole che ormai mi devo far da parte per il bene di tutti, vi chiedo cosa dovrei fare nel frattempo. Bisogna iscrivere la società e ci sono 2 milioni di euro da versare per pagare stipendi e contributi del periodo marzo, aprile, maggio di tesserati e dipendenti. Devo fare un aumento di capitale per apportare le risorse economiche necessarie all'adempimento. Il tempo delle chiacchiere è finito, il 20 giugno ormai è prossimo. Nell'attesa e nella speranza, conclude Santopadre, che il club venga attenzionato da qualcuno, vi prego di rispettare lo stracciarolo che in ogni caso, con la vendita dei propri stracci, ha mantenuto per 12 anni la società in categorie importanti e consone al bacino d'utenza della città, investendo con risorse proprie più di 5 milioni di euro su strutture di proprietà comunale per dare lustro e importanza al club, cosa che nessuno aveva mai fatto prima. E adesso la Ternana, perché Stefano Bandecchi, neo primo cittadino di Terni, sarà costretto a vendere il club per incompatibilità tra le due cariche.
La Ternana è di nuovo in vendita, stavolta però il motivo è istituzionale. I precedenti investitori non ci sono più perché ormai è passato tempo e sono cambiate le condizioni che il presidente Stefano Bandecchi aveva messo. Le trattative ripartono dunque da zero, anche se contatti con investitori ci sarebbero. Riceviamo chiamate ogni giorno, ha sottolineato Bandecchi, da chi sarebbe pronto a prendere la Ternana. Sarà messa in vendita soggetti di livello che potranno investirci. Per me, sottolinea il presidente Rossoverde, non c'era alcuna incompatibilità fra la presidenza della Ternana e la carica di sindaco, ma evidentemente la giunta uscente ha lasciato una serie di situazioni e documenti in cui il segretario comunale ha detto in modo molto chiaro che a suo avviso la legge è restrittiva e se dunque io prendo lo stadio Liberati in utilizzo scatta una serie di conflitti di interesse. Dovrei persino arrivare a mollare l'università Niccolò Cusano. Mi hanno detto che non basta che mi dimetta da presidente della Ternana perché resterei comunque presidente dell'università e non basta dimettermi dalla presidenza dell'università in quanto ente di mia proprietà. A questo punto ho messo in vendita la Ternana, non mi dimetto da sindaco, tra le due cose scelgo di guidare l'amministrazione di questa città. E si parla già di calciomercato in casa del Gubbio perché sono già tante le richieste per i due gioiellini rosso-blu di Stefano e Arena. Intanto c'è incertezza sul futuro del direttore sportivo Mignemi. Non solo Alessandro Arena, che è sotto contratto ma sarà ceduto, sono diverse le società di Serie B che lo seguono, tra le quali Cittadella, Sudtirolo e Venezia. L'oggetto del desiderio in casa Gubbio è diventato anche Lorenzo Di Stefano, che si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato da Braglia per sostituire Mbakogu, ceduto a gennaio alla Triestina. 8 gol, compresi play-off per lui. L'attaccante catanese però è sotto contratto con la Sampdoria e dunque spetta alla società blu cerchiata decidere che cosa fare. Il mercato dei Doriani si arricchisce di nuove considerazioni attorno al nome del giovane attaccante siciliano di fronte a situazioni societarie ancora da definire. Bisognerà vedere se Di Stefano potrebbe rivelarsi un profilo utile in casa Sampdoria, soprattutto nell'ottica di una probabile rifondazione basata sui giovani per puntare ad un buon campionato in Serie B. Situazione da monitorare con attenzione perché nel frattempo ci sono anche un paio di società di Serie C che si sono fatte avanti in maniera importante per portare a casa Di Stefano. Taranto, Catania e non solo. A Catania si parla anche di Alessandro Arena, ma per il talentuoso attaccante di Marina di Ragusa si stanno aprendo le porte della cadetteria, come giusto che sia, per quanto fatto vedere in questa stagione. In tanti puntano su Di Stefano e Arena, mentre nel frattempo resta alla finestra il direttore sportivo Mignemi, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Sauro Notari. Il contratto di Mignemi scade infatti il 30 giugno e lo stesso DS ha manifestato la disponibilità a restare il rossoblu. Dal calcio al volley e alla SIR Perugia, perché andiamo adesso a conoscere meglio con Elena Ballarani, coach Massimiliano Giaccardi, le cui ingaggio è stato ufficializzato ieri dalla società. Mentre è praticamente ormai definito il roster della SIR Perugia che affronterà il prossimo campionato di Superlega, si delinea anche il nuovo reparto tecnico che guiderà i Black Devils nella prossima stagione. La società ha comunicato l'arrivo nello staff tecnico come vice allenatore di Massimiliano Giaccardi. L'allenatore, classe 74, nativo di Savigliano nel Cuneese, entra a far parte della famiglia SIR e le prime parole ufficiali da bianconero lasciano trasparire tutto l'entusiasmo per questa nuova avventura che lo attende. Questo accordo è stato una cosa veramente fulminea, spiega onestamente il nuovo membro dello staff tecnico. Mi stavo guardando intorno, avevo chiesto consiglio proprio ad Angelo Lorenzetti su cosa fare. Poi, qualche giorno dopo, lui mi ha richiamato, mi ha proposto questa situazione e praticamente non ci ho neanche pensato, non ho avuto alcun dubbio. A distanza di 13 anni, era il 2010 da quando entrambi lavoravano a Piacenza, torna a formarsi dunque nuovamente l'accoppiata in panchina Lorenzetti-Giaccardi. Una carriera cominciata in Romania, passata anche per l'Umbria, a Nocera Umbra in Serie A2 femminile, proseguita come vice allenatore in Superlega per 4 stagioni, equamente divise tra Piacenza e Cuneo, ripartito per una stagione della B1 e poi all'estero, con esperienze in Grecia, Qatar e Svizzera, fino alla passata stagione, da primo allenatore in Serie A2 a Cuneo. La prossima tappa sarà dunque Perugia. E spazio adesso anche all'Endurance, perché Castiglione del Lago è stata scelta come meta per la prestigiosa rassegna che va a rafforzare i rapporti con l'Arabia Saudita.
Dal 15 al 18 giugno l'Endurance Lifestyle torna protagonista in Umbria e porta in scena le relazioni strategiche strette con il Regno dell'Arabia Saudita. L'occasione la offrono i VIM Campionati Italiani di Endurance Open 2023 che si disputeranno nell'area verde dell'ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, un evento internazionale perché aperto ad atleti di paesi stranieri open che coniuga il grande sport e il turismo sostenibile in nome dei cavalli. La Royal Commission for Alula per 2 anni consecutivi ha scelto dei professionisti umbri, Italia Endurance e sistemaeventi.it per l'organizzazione tecnica della gara internazionale Fursan Cup 2022-2023 e l'avvio della promozione territoriale sul deserto saudita, una nuova opportunità per rafforzare il legame tra l'Umbria e la Lula, due regioni lontane ma fortemente accomunate non solo da una consolidata tradizione equestre ma da paesaggi naturali straordinari e ricchi di storia, arte e cultura, siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale di TEF Channel. L'informazione torna puntuale questa sera alle 19. Grazie intanto per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.